Ok, allora passiamo all'intervento successivo. Questa volta andiamo un po' più sul tecnico, quindi lascerò libertà a Matteo anche di andare abbastanza in profondità, diciamo, dai, non troppo per Non non troppo. esagerare. Lui l'ho bollato come il mago del Python, diciamo, ci siamo conosciuti, anche lui è un ritorno gradito a questo evento qua, perché è stato ospite anche lo scorso anno e velocemente. E, diciamo, mi ha raccontato quello su cui stava lavorando, molto interessante, che è uno spunto comunque per fare anche un discorso più ampio. Un discorso più ampio lo aiuterò io e dopo lascerò che il nerd che c'è in Matteo si esprima, si sprigioni. Ce la faccio. Allora, il cappello che voglio fare è questo, è quello che accennavo stamattina, cioè della possibilità, che poi andremo nello specifico a vedere grazie a Matteo, di un cambio di paradigma, no? Dell'azienda rispetto a come vive lo strumento, quindi ripeto un po' di quello che si dicevo stamattina per chi magari non mi ha seguito. E lo strumento open source è diverso proprio culturalmente rispetto allo strumento proprietario, ma non di per sé, proprio nel come l'azienda o il professionista che l'adotta lo vive. Non dovete pensare a trovo un'alternativa perché non mi posso permettere i 10.000 euro della licenza. Così non funziona. Non è così che mettete a frutto, che tirate fuori il massimo. Sì, può essere nel caso in cui proprio veramente calzante, come quello che vedevamo stamattina ovviamente con Michele, può funzionare. Però quello che vedo io, con una visione un po' più ampia, è ancora più interessante e ne avremo dimostrazione con Matteo. Anziché subire lo strumento come un corpo esterno, io lo uso, voglio che funzioni, non so da che parte andrà, come si svilupperà, sono in balia degli aggiornamenti, dei cambi di direzione, di strategia, del fatto che questa azienda magari ce la faccia sopravvivere, potrebbe anche sparirmi un giorno, mi manca poi chi mi mantiene. È un rapporto passivo, no? Che attualmente è la pratica, specialmente qua nel vecchio continente. L'opportunità d'altra parte è quella di, e ci vuole veramente una bella sfida culturale, un salto culturale da parte dell'imprenditore o del professionista, diventare come una sorta di partner dello strumento in cui io posso realmente incidere, posso farci un sacco di cose, posso partecipare anche solo a un forum, a dare dei feedback, a chiedere qualcosa, a mettere anche, che ne so, una fiche sullo sviluppo di un componente, ci sono micro campagne di crowdfunding per arricchire una funzione. Sono tanti modelli di business interessanti, snelli, facili per poter agire. Ci sono aziende che, ad esempio, su prodotti interessanti, mettono proprio un proprio corpo di personale, degli sviluppatori propri, a disposizione di un team di lavoro per arricchire magari di quelle funzioni che ti servono il prodotto affinché funzioni meglio per l'azienda. Ci sono un sacco di modi in cui se io cambio un attimo il paradigma mio culturale di come vivo il mio rapporto con lo strumento, posso beneficiare di un modello straordinario per interagire. Se questa cosa riusciamo addirittura, ma qua è fantascienza ancora nel nord-est, a viverla non solo come l'azienda singola, ma come una rete di aziende. Pensate cosa sarebbe, che ne so, un'associazione di categoria che inizia a ragionare in questo termine, fa da facilitatore, collettore delle proprie piccole aziende o dei propri iscritti per ragionare su un progetto comune, no? E mettere 10 per ottenere 10.000 come leva di risultato finale con un modello del genere, perché è così che funziona. Ok? E cioè, un cambio di paradigma potentissimo. Allora, quello che vediamo ad esempio, Blender è molto avanzato, vedremo stamattina, FreeCAD è una piattaforma di modellazione per l'ambito della progettazione ed è il mio ambito poi lavorativo anche, se non voglio comunque adesso, oggi parlare esattamente di questo. Abbiamo parlato di FreeCAD già nelle edizioni precedenti, non volevo ripetermi tanto. Faccio una piccola introduzione. Faremo comunque un evento perché è prossima una nuova release, faremo un FreeCAD release party appena sarà pronta, spero a breve, e quindi chi vorrà magari ci seguirà e faremo un evento dedicato. La cosa interessante è questa, e questo tipo di piattaforma, diciamo, se vogliamo ragionare con un simile proprietario, Inventor, SolidWorks, ecco, però quei prodotti sono limitati, fanno solo, che ne so, la progettazione. Ecco, FreeCAD fa architettura, meccanica, simulazione, calcolo FEM, superfici, solidi, e
ed è una piattaforma modulare che può fare di tutto. Perché? Perché è modulare, è come il giochino del Lego. Tu compri un giochino del Lego che è una macchinina, poi un giorno ne compri altri, smonti tutto e fai un vascello, perché hai mattoncini e fate qualcosa. Questo è FreeCAD e te lo spiegherà tecnicamente meglio Matteo. Allora, quello che volevo dire è, FreeCAD adesso non è il livello come Blender per Maya, per la progettazione, non ha un workflow pulito, completo, user friendly. Un power user, io ho 20 anni di esperienza dal 98 che è del 97 che faccio, che uso CAD e progetto, dal 98 che utilizzo del CAD 3D, io sono riuscito ad arrivare a utilizzarlo come power user. Non è pulito come SolidWorks per fare quella cosa lì, ma quello che posso farci, se io cambio un attimo anche modello di business, tipo di mercato, tipo di attività, l'elaboro, è potentissimo, perché posso comporre tramite plugin, o chiedendo a Matteo, senti, aggiungimi un collante un attimo tra queste cose qua, così posso individuare un flusso di lavoro ottimale. Cioè, se sono disposto a personalizzare, mettermi in gioco, elaborare, fare rete con altri, come anche il discorso di Odoo, no? C'è una piattaforma, lavoriamo intanto insieme per uno scopo comune, ognuno fa un pezzetto e alla fine otteniamo una piattaforma fighissima. E la reattività di questa piattaforma rispetto alle esigenze di mercato è pazzesca. Questa piattaforma è esplosa nel momento in cui la fabbricazione digitale era un trend. Ok, adesso si è un po' affievolito, no? C'è stata una bolla della stampa 3D. Nel momento in cui la stampa 3D era un trend, tutte le funzionalità legate alla modellazione solida, tutto quello che poteva servire, la comunità alla base ha sentito questo, ha reagito immediatamente, bam, funzionalità cresciute in un colpo, e magari le altre sono rimaste un po' indietro. Le dinamiche comunitarie sono straordinarie, e anche perché e chi non fa un saltino culturale non riesce neanche a capirle, perché non hanno una logica aziendale, non c'è alzi la cornetta, chiami qualcuno e ti risponde. C'è un forum, c'è un caos interessantissimo, da cui escono cose fisiche utili, che hanno anche un senso rispetto alle altre. È fantastico. Sono dinamiche che vanno un attimo studiate e conosciute, però che producono qualcosa di interessante. Allora, l'opportunità di cambiare noi, anziché aspettare che diventi l'interfaccia user friendly, e nell'ambito della progettazione, specialmente quando ragioniamo sul fatto che nelle aziende gli strumenti di progettazione dovrebbero parlare con i gestionali immediatamente, e da qui mi leggo, do l'assist a Matteo. Ecco, se iniziamo a ragionare sul fatto che abbiamo queste opportunità di avere, di poter mettere le mani e fare sì che questi collegamenti siano sempre più naturali, perché i software sono aperti e possiamo veramente contribuire a rendere questo flusso molto lineare, allora diventa tutto molto interessante. Per me, come progettista, e non sono informatico, è interessante il fatto che adesso faccio meccanica, la meccanica magari nel mercato si flette, io ho una piattaforma universale che non è vincolata solo a un ambito, ma io posso reinventarmi architetto, designer degli interni, non lo so, qualsiasi cosa, posso fare attrezzi sportivi come un impianto siderurgico, poi dipende anche da me, dalle mie competenze, dal fatto che magari mi voglio, però la piattaforma su cui ho investito del tempo, perché l'open source è gratuito di licenza ma non è gratuito, perché il tempo che dovete dedicare per impararlo costa, e se dovete insegnare ai dipendenti costa, no? E se dovete personalizzare costa, quindi quei soldi che risparmiate di licenza, anziché dire al dipendente fatti il corso tu, io ho già speso abbastanza per osmosi, cerca di imparare, ti do le chiavi della Ferrari, tu non hai la patente, ma vincimi il gran premio, ecco, invece di fare quel ragionamento gli dico, quei soldi che ho risparmiato li dedico a formazione del personale, formazione mia, personalizzazione, e magari un contributo anche perché la piattaforma si evolva dove dico io. Questo è una sfida non da poco. Proviamo a vedere un esempio allora assieme a Matteo di quello che poi concretamente ha fatto e di quello che non ha ancora fatto ma sa che si può fare, quindi vi dà anche lui una suggestione in questo caso più che una visione. Esatto.
Prego. Salve a tutti, io sono Matteo Boscolo, sono responsabile tecnico di Omnisolution, una società che dal 2010 si occupa di implementazioni Odoo. Siamo un po' anomali rispetto a chi implementa Odoo, perché noi arriviamo da un passato di gestione documentale e gestione di prodotto in sé, quindi siamo sempre stati vicini alle tematiche CAD, quindi progettazione, ufficio tecnico per intenderci, e abbiamo portato tutto il nostro know-how dentro Odoo, perché abbiamo visto in Odoo una piattaforma che ci permetteva di sviluppare in tempi brevi e di avere delle grosse funzionalità. Per questo motivo nelle slide potete vedere che abbiamo FreeCAD, che rappresenta il CAD, in questo caso open source, abbiamo Odoo e abbiamo una scritta PLM, che sta per Product Lifecycle Management. Quindi riusciamo a, in qualche modo, e adesso lo vedremo durante la dimostrazione, a collezionare tutti questi concetti e fare in modo che la situazione aziendale attuale, che vede un software per il disegno, un software per la gestione documentale, un software per la gestione delle distinte, la produzione e quant'altro, tutto unito insieme in un unico prodotto e in un'unica soluzione. Quindi io ho un unico portale, in questo caso Odoo, che mi permette di accedere ai file CAD, che mi permette di accedere a distinte, mi permette di accedere alla documentazione PDF, di esportare le informazioni verso l'esterno, di rimportarle e così via. Quindi un unico, sarebbe la cosa più bella che uno possa pensare, quindi è un solo sistema da gestire che mi permette di gestire tutta l'informazione aziendale. E adesso inizierò con una piccola introduzione per quello che è FreeCAD, per chi non lo conosce, ok? Allora, FreeCAD è un software open source di CAD di modellazione tridimensionale, parametrico, quindi vi permette di definire delle forme geometriche, dare dei vincoli a queste forme geometriche e modificarne la loro forma in maniera molto semplice con delle variabili, tipo un foglio Excel. Metto dei valori in foglio Excel, questa geometria si cambia e mi compone forme diverse fra di loro. È completamente open source, quindi abbiamo accesso a tutto il codice sorgente che viene scritto, ed è facilmente espandibile sia con il C++, che è un linguaggio un po' ostico per chi non conosce la programmazione, che con Python, che è un linguaggio molto molto semplice. Quindi se io voglio fare delle personalizzazioni molto spinte a livello di performance, andrò verso il C++, che mi garantisce quello. Se devo fare avere un grosso numero di funzionalità e devo farlo in poco tempo, ho Python, quindi riesco, a seconda di quello di cui ho bisogno, calarmi nella programmazione nel modo più corretto e ottenere il risultato voluto. Altro plus che ha FreeCAD rispetto a tutti i CAD, non ce n'è uno che si comporta in questo modo, è la possibilità di essere installato in qualsiasi piattaforma, Windows, Mac e Linux. Indistintamente, quindi ho le stesse funzionalità, stesso modo di operare in tutte le piattaforme. Quindi vedendolo a livello aziendale, tolgo via tutte le macchine Windows, metto la macchina Linux, installo FreeCAD e comincio a disegnare. Il vincolo ad oggi per le aziende di produzione che hanno un ufficio tecnico all'interno è che la macchina del disegnatore deve essere di un certo tipo, deve essere Windows, fatta in un certo modo, perché lì gira il CAD. In questo caso con FreeCAD non abbiamo più questo vincolo e lo togliamo completamente. Altra cosa importante è che gestisce dei formati standard, quindi tipo l'IGES, lo STEP, l'STL, ma dei formati anche un po' più interessanti, tipo l'OBJ, che ci permettono di esportare i modelli FreeCAD direttamente su applicativi web 3D. Quindi riesco a vedere il modello tridimensionale direttamente in un web browser. Questo è molto molto vantaggioso, perché altri sistemi ti propongono di scaricare il viewer del modello 3D, oppure di utilizzare un servizio cloud gratuito, però il file comunque passa per i loro server. E quindi insomma sono situazioni un po' borderline per quanto riguarda dove va il dato, chi ce l'ha. Non so mica io se li butto il file nel loro server, se lo tengono o no, questo non ho mai la certezza, d'accordo? Quindi questo è un vantaggio non da poco. Ho sempre il controllo, con il software open source ho sempre il controllo di quello che è il dato e la sicurezza del dato. Andiamo a vedere dove viene applicato FreeCAD, ok? I campi di applicazione. Allora, abbiamo applicativi di architettura, quindi possiamo costruire case fondamentalmente, ok? Posso fare della progettazione meccanica, quindi complessa, con componenti elettroniche integrate oppure no. Posso anche gestire delle simulazioni di robot, quindi vedere in tempo reale, in 3D, cosa succede in un movimento cinematico e quant'altro. Posso fare delle analisi degli elementi finiti, quindi delle analisi strutturali all'interno del mio modello matematico. Okay? In più, vedendo l'interfaccia, questa è l'interfaccia di FreeCAD, mi sono divertito a mettere quelle nuvolette, perché al di là delle feature di disegno che ci sono naturalmente attivando gli opportuni comandi, la cosa che salta subito agli occhi è che appena io lo apro, ho quella bella schermata sotto con quelle righe colorate, no? Che per chi non programma sembreranno delle,
delle bestemmie o qualcosa del genere, e in più in alto ho quel pallino rosso. Quel pallino rosso mi permette di registrare quello che sto facendo, cioè io comincio a disegnare, lui registra quello che io sto facendo e poi con il tasto play posso ripercorrere quello che sto facendo. Ma la cosa interessante è che lui mi genera un file con tutte le chiamate che ha fatto, e quindi se io devo imparare a programmare e a customizzare il software, in poco tempo riesco a farlo. Sempre grazie al sistema, perché è nato, tra virgolette, per essere programmato ed essere espanso. La stessa cosa che tengo con la macro, ce l'ho in tempo reale nella parte sotto dove vedete quelle scritte illeggibili, quindi con la shell Python. Questo viene fatto con il linguaggio Python. Allora, andiamo ad osservare un secondo i vantaggi di una soluzione basata su FreeCAD. Quali potrebbero essere? Io ho messo come primo punto il codice sorgente. Perché? Perché tutti i CAD ad oggi non vi danno il codice. Poi, prendete il CAD, lo pagate mediamente dai 6-7 mila euro a licenza, più 1.500 euro all'anno, questo è il prezzo di una piattaforma CAD, e non sapete cosa c'è dentro. Come? La versione Senza base. ferma. Senza ferme, senza niente, naturalmente, alcuni sì, alcuni no, dipende dalle promozioni, poi uno magari se va verso fine anno ottiene degli sconti, qua vi consiglio di comprare il proprietario a fine anno perché ve lo scontano di sicuro. E chiedete lo sconto sicuramente. E poi la cosa importante è che quando voi avete un software open source, avete in mano il codice, vuol dire che siete voi proprietari del software. Perché voi lo potete ricompilare, voi lo potete modificare, ma è vostro, non ve lo porta via nessuno. Quello che dico sempre io, il codice non si consuma, il software non si consuma. Quindi se io ho una macchina vecchia e quel prodotto lì funziona, quella macchina lì la tengo lì finché funziona, dopo vedremo, è l'hardware che è vecchia, non il software. Quindi questo è un fattore. Invece, il fatto che il software proprietario vi proponga sempre versioni aggiornate, ma vanno pari passo con quello che fa Windows, quindi devo cambiare Windows o chiamare l'hardware, sono tutti costi a corredo che incidono pesantemente sulle Quello aziende. dicevo prima, nel senso, scusa, ti interrompo un Niente, po'. niente. Voi si subisce una strategia, non una politica, un modello di business che è malato, nel senso, è un, come si dice, è un abominio, diciamo, che alla fine esplode, perché comunque, sì, tanti, se qua dentro c'è qualcuno che ha avuto esperienza comunque con le piattaforme CAD, si chiedono, ma a parte il colore delle iconcine, cosa è cambiato in questa versione? C'è una spinta anche a volte ingiustificata, anche io dico da progettista, l'AutoCAD che dovrebbe fare 2D, non dovrebbe fare 2D, ma se lo aprite, io che insegno anche a chi inizia, ai principianti, se voi fate accendere il programma AutoCAD, un principiante non l'ha mai visto, prende paura, è una piattaforma inutilmente complicata per fare, poche linee in 2D, una matita elettronica. Cioè, non a caso io uso il tipo LibreCAD, per chi non ha mai visto niente, è minimale. Hai i concetti di base che uno deve capire all'inizio, in un'interfaccia che non ti dà distrazioni, non ti spaventa, no? Allora è un abominio la strategia dover fare tutta una serie di cose perché alla fine devo venderti sto cavolo di aggiornamento. Cioè, non è la bontà. Mentre d'altra parte, se noi con un modello di business diciamo che non puntiamo su quello, no? Diciamo, togliamo sta roba qua, l'abominio, e lasciamo la cosa concreta, no? Quindi puntiamo, lo scopo del programma open source ed essere il miglior programma possibile, no? Chi ci lavora lo fa perché vuole che sia il miglior programma possibile. Punto. Il business che faccio è altrove, non incide sulla bontà del software. Certo, e vado avanti. Allora, come dicevo, questa cosa del codice sorgente è molto molto importante, la facilità di espansione. Posso customizzare in C++ e in Python, come vi dicevo in precedenza. Posso anche prototipare in Python, quindi io posso fare dei prototipi di customizzazione in Python e poi convertirli in C++. Questo dà dei vantaggi non da poco perché mi permette di avere tempi di scrittura e di test del codice molto molto stretti, e poi con calma consolido il mio applicativo e lo rendo stabile, non stabile, lo rendo più veloce fondamentalmente, perché la stabilità è uguale. È multipiattaforma, come abbiamo visto prima. Un'altra cosa da non sottovalutare quando si valuta un software open source in genere è la comunità che ci sta dietro, cioè chi aiuta me, povero Cristo, che mi metto lì a usarlo meglio e a impararlo, d'accordo? In questo FreeCAD è abbastanza, anche, ci si perde anche troppo nel blog di aiuto perché c'è veramente tantissimo, ed è molto forte sia in Italia che all'estero, quindi chi ha conoscenza dell'inglese vuole espandersi con una comunità all'estero può accedere a
a questa cosa. Vale lo stesso per Python, che è il linguaggio di programmazione. C'è una comunità dietro enorme che nessuno si immagina, ma tenete presente che la maggior parte dei siti web sono sviluppati in parte in Python, quindi hanno come motore, diciamo, questo linguaggio di programmazione, o lo utilizzano in parte, quindi è un linguaggio veramente fortemente diffuso. In più, l'altra cosa garanzia della bontà del software è che è basato su un kernel che è open source, anche questo, che si chiama OpenCascade, ed è un diciamo il motore matematico di tutta la renderizzazione dei calcoli che vengono fatti, è completamente open source ed è sviluppato da un'azienda che lo promuove, francese, che lo promuove e lo rende, diciamo, solido, e viene utilizzato non solo per fare FreeCAD, ma viene utilizzato per fare applicazioni verticali di varie tipologie. E poi naturalmente non c'è la licenza a corredo. Mi si sono perse. In realtà ti correggo semanticamente. Non è che non c'è la licenza, non c'è il costo della licenza. Il costo della licenza, certo. La licenza open source non è che è di tutti. Anzi, in realtà, la licenza open source è una licenza che tutela il diritto d'autore, certo, dell'autore, rispetto alla libertà che ha concesso al resto del mondo. E vengono create e vengono evolute le licenze open source proprio per garantire la tenuta legale nei processi che possono venire fuori. Certo, sì, sì, esatto. La licenza c'è, ma una licenza d'uso aperta, e definisce, esatto, per tutelare il codice sorgente, perché se uno lo potrebbe prendere, farlo suo, metterlo proprietario e utilizzarlo, invece non può fare questa cosa. Qui mancano le scritte, non ho capito perché sono venute fuori. Comunque, fondamentalmente adesso di quello parliamo, della parte di Odoo legata al PLM, quindi la gestione prodotto e quant'altro. Noi attualmente, ad oggi, con il PLM riusciamo a gestire varie integrazioni proprietarie, tra cui SolidWorks, SolidAge, Inventor, FinDesign ed AutoCAD, e le gestiamo attualmente con Odoo e il PLM, quindi riusciamo ad avere una soluzione completa, flessibile e scalabile per quanto riguarda la gestione dei dati all'interno dell'azienda. Quali sono le funzionalità che abbiamo nel PLM? Allora, possiamo revisionare i documenti, quindi i file fisici, i componenti, quindi i prodotti. Possiamo creare direttamente dal CAD le distinte, quindi l'utente CAD disegna, mentre disegna la distinta viene generata direttamente nel sistema ERP. Quindi non devo fare più il travaso dati, non devo fare cose, oppure la digitazione a mano, perché ci sono aziende che prendono, disegnano, prendono la distinta CAD e manina, la buttano nell'ERP. Molte lo fanno ancora. Posso gestire i ricambi, posso gestire le distinte ingegneria, quindi praticamente la distinta che arriva da lì. Vorrei farvi vedere un attimo un video che vi fa vedere. E questo è un prodotto open source. Questo è un prodotto open source basato su Odoo, esattamente, sì. Adesso prendo il link, che mi sono dimenticato di aprirlo prima. Se lo si vede. Ecco qui, io farò una piccola spiegazione. Questo è un video che abbiamo, questa è l'integrazione con FreeCAD, è ancora in beta, la stiamo ultimando per i problemi tecnici, però questo vi fa capire un po' il funzionamento. Vedete, questa tendina che scende all'interno di FreeCAD è la modalità che mi permette di entrare in un certo ambiente con un certo numero di funzionalità. Tra queste c'è anche la parte PLM. Nella parte PLM c'è questa piccola toolbar con delle funzionalità. Queste funzionalità sono collegate in tempo reale a Odoo, quindi tutte le azioni che io andrò a fare con quella toolbar che vedete là sopra sono delle azioni fatte in tempo reale nel sistema ERP. Okay, quindi crea un codice, il codice viene creato in automatico nell'ERP, salvo, crea una distinta, la distinta viene creata in automatico nell'ERP in tempo reale. Quindi tutta l'azienda, e mi rilascio un po' a quello che dicevi stamattina quando hai fatto l'introduzione, il problema aziendale ad oggi è la comunicazione e la gestione della documentazione all'interno dell'azienda. Perché ad oggi cosa succede? Avete un folder, un condiviso, tutte le informazioni vanno lì e poi qualcuno va alla ricerca, ma nessuno le contestualizza, a meno che non è bravo e organizza le cartelle in un certo modo. Okay? Con questa tecnologia, questa tipologia di lavoro che viene fatta, abbiamo la possibilità di avere un unico repository di informazioni collegate fra di loro. Posso mettere commenti, posso mettere un sacco di cose e restano ai posteri. Questo va bene perché nel momento in cui io vado a cambiare una persona all'interno dell'azienda, le informazioni la persona nuova che arriva le attinge e le può usufruire in tempo reale. Se trovo il puntatore del mouse... Andiamo avanti, questa è una simulazione di un'apertura di file, quindi qui andiamo a selezionare un codice di prodotto, clicchiamo su OK e il file viene aperto direttamente all'interno del CAD. Questo viene fatto chiedendo a Odoo il file, perché gestisce Odoo, e il file viene scaricato. Il file al suo interno, quando l'ho salvato, avevo memorizzato delle informazioni di prodotto,
Quindi ho dato un nome al papà, d'accordo, e un nome alla foglia, perché questa è la versione, diciamo, di FreeCAD, quella che sta uscendo, la 017, che ha questa funzionalità di party che non aveva. Quindi ho due codici differenti all'interno dello stesso file, e questo mi provoca all'interno dei due, che adesso verrà fuori, la generazione, dopo il salvataggio naturalmente, la generazione della distinta. Quindi io mi trovo all'interno di Odoo, questa è l'integrazione con Odoo e il PLM, mi troverò il mio codice padre, o il mio codice figlio, adesso non ho visto, eccolo qui, e in questo caso eventualmente il link con il documento, il file fisico che è stato salvato. Qui c'è ancora un po' di lavoro da fare, perché dovrebbe esserci anche la bitmap, ma quando è stato fatto questo video non c'è, adesso c'è già. Il file fisico lo trovo qui. E poi dovrebbe esserci anche la distinta. Non è stata visualizzata. Comunque, riusciamo a reperire la distinta e portarla, diciamo, direttamente. Andiamo avanti. Scorro un attimo avanti con le varie. Ok, siamo arrivati qui. Qui. Perfetto. Perché Odoo PLM su FreeCAD? Allora, questa è una domanda che mi hanno fatto in parecchi. Perché vai a investire su un software che sta crescendo, per l'amor di Dio, però che è open source, in questo tipo, quando poi, non so, diventare partner di un'azienda tipo Autodesk e quant'altro, rivendere quel software lì? Fondamentalmente, a parte la presa di partito sul mondo open source, che mi piace, è da sempre che ci lavoro e mi affascina, è perché ho visto in FreeCAD un prodotto versatile. Fondamentalmente consente l'utilizzo sia da interfaccia, quindi da utente finale, che l'utilizzo batch, cioè io posso interrogare FreeCAD, fargli fare delle cose senza vedere il modello. E questo è importantissimo, soprattutto, e dopo lo vedremo nella slide dopo, quando io lo devo integrare in un processo e devo fargli fare delle cose, ok? E questo è il processo che ho disegnato. Allora, è abbastanza semplice il processo. Ho due modi di utilizzare FreeCAD ed è sono le due parti in rosso, cioè posso utilizzarlo come utente direttamente per il mio design, la mia prototipazione, ok? E tramite il modulo PLM vado a parlare con il web, in questo caso perché ho dei web services, a Odoo e la parte PLM che abbiamo visto, quindi riesco a portare dentro distinte, riesco disegni, PDF, quello che mi interessa. Però l'altro utilizzo che posso fare, sempre in un unico server, come vedo qua, è utilizzare da Odoo, quindi tramite diciamo una funzionalità web, che ho un'interfaccia web, posso chiamare Odoo e chiedere una conversione di formato, per esempio. Ad oggi cosa succede? Nell'ufficio tecnico ho il formato proprietario, ok? Ho bisogno di un DXF per darlo al fornitore, che è un formato, diciamo, tra virgolette standard. Devo andare fisicamente dall'operatore, farmi fare la conversione, prendere il file, portarmelo a casa e poi spedirlo via mail. Cosa? È una perdita di tempo. Io che vado a prendermi il file più l'operatore che me lo deve convertire, perché io non ne ho le capacità. Ecco, avendo FreeCAD messo sotto il server di Odoo, in questo caso, da interfaccia web posso dire ok, convertimi quel file lì nel formato. Odoo chiama FreeCAD senza interfaccia, gli fa fare la conversione, mi ridà indietro il file convertito. Io non ho disturbato nessuno, solo chiesto al server di fare un lavoro. Con questo processo lo posso fare. Lo posso fare anche col CAD proprietario, però in quel caso lì il server dovrebbe essere un server Windows, oppure dovrei avere un server Windows, un server Linux, devo farli conversare, diventa tutto molto molto più complesso. In questo caso, con un unico linguaggio di programmazione che è Python, che qui è fatto anche Odoo, posso interagire nativamente con il CAD e fargli fare cose. Questo è molto importante. Un processo come questo, descritto così, non è facile da mettere in piedi e tenerlo aggiornato e messo in funzione. Però provate a immaginare il vantaggio che ho ad avere una soluzione di questo tipo. Io non ho bisogno di avere l'operatore esperto sul CAD per utilizzare e usufruire del modello CAD. In più, altra cosa molto importante, che da 6-7 anni a questa parte sta cominciando ad essere molto molto importante, è che i browser ad oggi accettano anche la visualizzazione di modelli tridimensionali. E io posso chiedere la conversione del file in quel modello che esposto nel web, e io dal web posso vedere il mio modello tridimensionale. Adesso lo andiamo a vedere. Come vi dicevo, posso avere la conversione direttamente dall'interfaccia web. Qui seleziono il file, schiaccio dove c'è la freccettina di conversione, lui mi propone dei vari formati, clicco su converti e io ho il file qui pronto e scaricato. Io, utente che conosce una pagina web del gestionale, mi prendo il file, lo allego all'offerta e gliela mando al mio fornitore.
Altra cosa molto importante, posso usare un configuratore di prodotto. Io posso installare un configuratore di prodotto e muovere FreeCAD per fargli generare i modelli 3D, le tavole e quant'altro e buttarli dentro il gestionale in tempo reale. Mi viene in mente l'industria del mobile, dove le antenne sono più grandi, sono più piccole. In tempo reale, solo digitando una configurazione, ottengo il risultato di avere tutto quanto in mano. Oppure, come vi dicevo precedentemente, posso avere una visualizzazione all'interno della pagina web di un modello 3D che io posso girare. Vediamo se io clicco qua, no. Vi faccio vedere un attimo una piccola demo di quello. Interessante. Queste sono tecnologie che ad oggi sono fruibili tranquillamente, sempre tutte open source e senza grosse installazioni per farlo. Questo è un modello 3D, sono su una pagina web, lo posso ruotare, vedete, posso cliccare in questa parte per farlo. Posso selezionare, vedere la struttura, quindi anche eventualmente la codifica. Posso effettuare un'esplosione, quindi andare a esplodere o implodere il mio pezzo, lo posso nascondere, posso fare una serie di attività direttamente all'interno della pagina web. E quindi è come se avessi il CAD, ma ce l'ho nel web, gratis. D'accordo? È chiaro? Avete dubbi? Perfetto. No, vediamo se quanto sono tecnici. Tu vai e dopo vediamo come ragionare. Speriamo di seminare qualcosa. Dai. Ecco, un'altra cosa interessante. Qua andiamo proprio sul tecnico. Questa cosa su sorgente Python. E visto che stamattina c'è stato Blender, io ho trovato questo piccolo esempio dove Blender e FreeCAD si scambiano le informazioni fra di loro. Adesso qui il codice sorgente per alcuni sarà arabo o non so che lingua, però con questo poco codice riesco a prendere un file di Blender, capire la struttura geometrica 3D, prenderla e crearla pari pari dentro FreeCAD senza avere l'interfaccia aperta, senza nessuna interazione da parte dell'utente. Uno fa andare questo, lui fa già questa conversione. Se c'è qualche architetto, c'è qualche architetto in aula? Uno? Ecco, sì, questo è proprio quello che mi interessa. Questo è un tipico workflow, no? Perché succede che tu dici, allora, quello che mi ha fatto con il programma di computer graphic, no? Poi io me lo devo importare, devo aggiungere, devo fare il BIM su quello che hai fatto tu, poi tu hai fatto un pezzetto, uno ha fatto con SketchUp, uno ha fatto con quell'altro. Ecco, qui è un collettore, no? In cui io posso dargli in pasto un sacco di formati e c'è un flusso di lavoro. Dalla modellazione di Blender, sì, cioè, sì, sì, qui è molto semplice. Vedi, qui fa import FreeCAD, quindi dice prendo FreeCAD, faccio un po' di scuola di informatica, prendo FreeCAD e me lo porto dentro. Ok, qui prendo Blender, faccio un prendo la scena di Blender, import bla bla bla, apro il file in FreeCAD. Da qui vado in giro sulla mesh, mi pare, creo una mesh bla bla bla, e dopo me la ridisegno dentro Blender. Ho i due sistemi in mano, cioè ho due applicativi molto potenti in mano. Pensate, questo con il cappello di Odoo sopra, dove io con un'interfaccia web riesco a pilotare Blender e FreeCAD e fargli far cose. Cioè, nessun software proprietario vi permette questo, nessuno ad oggi. Cioè, lo potete fare, ma veramente dovete passare per delle interfacce cioè a livello tecnico è abbastanza pesante. E più tenete presente che qui la documentazione c'è, e se non c'è vado a vedere come è scritto il codice. Di lì la documentazione fa schifo, primo. La community è poca, a parte quella di Solid Edge, che è un po' più organizzata, e gli altri proprio sono relegati ai fornitori che tengono naturalmente la conoscenza dentro, non, per me non la danno fuori. Se va per il modello di business, comunque. Esatto, cioè, sì, non è perché, per il modello di business. No, che il modello di business, è fatto perché se la community lavora, vuol dire che togli lavoro a quelli che vendono il software, e quindi è tutto. Esatto. E quindi siamo in questa situazione. Qui col software open abbiamo questa possibilità che è veramente, penso che al giorno d'oggi dia delle prospettive veramente ampie, insomma. Niente, qui elenco è l'ultima, dopo mi fermo, spero di non essere sfruttato. Siamo giustissimi, bravissimi. Bravi. Allora, vantaggi della soluzione open, come dicevo, ribadisco il fatto che avete il codice sorgente, chiedetelo dei software che vi vengono installati, vedrete che... Pensate che SAP, il mitico SAP, per chi lo conosce, ha una licenza d'uso, no? E dice che tutto ciò che voi sviluppate su SAP, anche le personalizzazioni che fate voi, sono di proprietà di SAP. Vi rendete conto? Cioè, noi spendiamo una barca di soldi per SAP, una barca di soldi per
per, giustamente per personalizzare, insomma uno fa il lavoro, è giusto, e quello che io ho speso non è mio, è suo. È veramente una cosa grande, dovete pensare a queste cose perché sono molto molto importanti. Poi vabbè, ho la possibilità di modificare e adattare sulle reali esigenze del cliente, altra cosa molto importante, lo calzo sulla realtà aziendale, non ho costo, nessun costo di licenza, e la qualità del codice e l'efficienza di gran lunga migliore rispetto a quella del codice chiuso, questo è un dato di fatto. Tutte anche il fatto stesso che io mi metto in discussione facendo vedere agli altri il mio codice vuol dire che non ho paura di farlo vedere, e quindi il mio codice ed è soggetto a critiche, il mio codice. Non tutto il codice che uno dà alla comunità viene accettato, alcuni dicono ascolta quindi di farlo meglio perché non mi piace come l'hai fatto, quindi è una garanzia proprio di più il progetto è grande più la garanzia di qualità di codice è garantita, insomma. E niente, se avete domande io sono a disposizione, qui ci sono i miei riferimenti, e se no chiedete a lui e...